Mario e l'equipe, ben ritrovati in questo nuovo video sulla Pixelmon. Benvenuti in questo episodio sulla cima di Charizard, in collo a Charizard. Io vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Quello che state per vedere lì dietro è un qualcosa che neanche io so. È spawnato, è stato costruito durante queste notti mentre noi tutti non c'eravamo e oggi non ci resta che andare a vedere. Mentre un Pokémon sta dando fastidio agli operai che lavorano, non ci resta che imbracciare il nostro Charizard e andare a scoprire di che cosa si tratta. Dovrebbero esserci anche loro da queste parti. Fammi vedere un po' se sono presenti i miei cari colleghi allenatori. Oh sì, ne vedo già uno lì giù. No, non è vero mai nella vita perché non ci sta mai nessuno. Bene. Sì, ma il tempo è tutto carino, non brutto come pianto. Sento qualcuno, forse qualche mio caro allenatore collega è lì. Esatto. Ciao Peppu, ciao Box. Ehi, Matti. Ciao. Ma bene, bene. Voi batti 5. Batti 5. Box. Ciao Box. Ciao. Aspetta, Matti. No, non riesco a fare. No. Grazie, ormai non posso più ridartela, l'ho accumulata, grazie. Devi stare fuori. Ma devi stare fuori perché oggi non si può entrare. Perché? Cosa è successo? Scusate, entrare. Ho visto una costruzione dalla mia villa, dalla mia casa. Ma cos'è, scusate? È una scuola. Cosa? È una scuola di Pokémon. Legga chi? Legga cosa? Legga che? Che cos'è questo Tyranitar, scusate? Mia, scusa. È il tuo, hai catturato un Tyranitar? Bravo. Sì. Ok, mi sto calmo. Che cosa vuole? Perché l'agente di polizia è qui? Perché c'è questa barriera che non mi fa oltrepassare? Questo è il capo, Matti. Questo è il capo? Sì. È in corso l'inaugurazione della scuola per allenatori. Wow! Stanno aprendo una nuova scuola per allenatori? Yes. Con tanto di arena per ovviamente le esercitazioni pratiche. No, si vede, ma si può intravedere? No, non possiamo entrare, non possiamo entrare, altrimenti ci arrestano. Dopo dobbiamo passare noi e i nostri Pokémon. Dobbiamo passare una notte in prigione, Pie. No, fai stare qui. Facciamo come il Team Rocket. Scaviamo sottoterra. Passiamo da qua. Dove? Da qua. Ah, proprio così davanti a loro, Pie, senza un minimo di ritegno. Ok. No. Griffa, lasciacelo così. Siamo dentro, ragazzi. Shiftatevi. Oh mio Dio, mi sento super eccitato. Sto per entrare. Tipo alle medie quando entravi furtivamente dentro la scuola. Ti ricordi, no? Non ti ricordi? Non sentono i passi. Oh bello, come c'è un serpente? Oh mio Dio, c'è un serpente! Aiuta! Oh, maledetto serpente! Che cosa voleva farci? Ucciderci? Oh mio Dio, è bellissima! Wow, stanno costruendo un'arena per gli incontri. Faigo. Venite, ragazzi, venite qua. Spiamo dalla finestra. Oh, vedo qualcuno. Guarda qua. È girato. Guarda qua. Passa. Venite, vi aspetto qua dentro. Oh mio Dio. Lo fa piano. Tanto in braccio. Pada, non ci fa male. Ho shiftato, non mi vede, si è girata, cogliona. Ciao Pirla. Ci sono delle casse. Questa qua è... Wow, cosa strana in una scuola, vero Pie? No, che sennò vedono le tue impronte digitali. Dimmi. Non ti sembra che stiamo facendo una cosa fin troppo illegale? Se l'inaugurazione non c'è ancora stata. Grazie Boxy per parlarmi sopra. Grazie mille. Poi va pure sopra gli scaffali. Se noi siamo qui dentro, no Pie? Ci deve essere ancora l'inaugurazione. Non è che stiamo facendo qualcosa di troppo illegale? No? Ma guarda, ci sono i libri. Ho capito. I libri sono cultura. Ho capito, ci facciamo una cultura. Ma così stiamo facendo qualcosa e non possiamo. Il sindaco è stato ben chiaro con i due poliziotti. Se ci prendono ci toglieranno tutti i Pokémon. E poi come facciamo? Ma leggiamo i libri. Aglia e Dialga. Io leggerò quello di Dialga. E Boxino? No, a Boxino il fungo. Tiè. Oh, aspetta, un'altra cassa. Ah. Cosa c'è? No, ho preso io. Che cosa c'era? Il libro.
il libro di Giratina. Libro di Giratina? Ma è un Pokémon che non esiste, Giratina. È stato inventato e tramandato nelle più antiche poesie, leggende, narramenti, narrazioni di tutto il globo. Dialga è un Pokémon di tipo acciaio e drago. È lui il Pokémon che controlla il tempo e ne garantisce il corretto scorrimento di esso. Risiede nell'universo, proprio per questo è lui il re di quel regno ed è molto difficile da catturare poiché ama restare solo. Lui, insieme a Palkia e Giratina, formano il cosiddetto Trio Drago. Wow, è super fantastico questa lezione di oggi. Bello, noi la stiamo scoprendo in anteprima. Pie, non ti pare, non ti sembri? Non, guarda quell'altro con la testa nei libri. Non ci credo. Sono bloccato. Bellissimo quest'altra cosa da sapere. Sapete che c'è, ragazzi? Io ho in mente una cosa, perché voglio iscrivermi a questa scuola. Ma come si fa? Sapete, tu lo sai? No. Tu? No. Ok, allora lasciate fare a me. Guardate, guardate come entro con nonchalance, guarda. Ma ciao, bella signorina, come la va? Lei delle informazioni. Che cosa mi sa dire a riguardo di questa scuola? Salve e benvenuti nella scuola per capi palestra Pokémon. Cercate di non fare danni e non disturbate le lezioni. Se volete iscrivervi, siete pregati di farvi vedere le 5 medaglie necessarie e di pagare uno sberarlo per l'iscrizione. Vi auguro una buona giornata nella scuola. 5 raga! Medaglie. Raga! Vabbè, 5 medaglie? Ma Pie, tu quante ne hai? Una. Box? Zero. Ok. Pensavo di essere l'unico pirla. Cosa? Una ce l'avevo, però poi l'ho buttata. Perché hai buttato una medaglia? Ma signorina, questo è pazzo. Questo non deve farle scrivere. Ha buttato una medaglia, signorina. Ha buttato una medaglia. Ma ha fatto anche di sì con la testa, avete visto? Aveva fatto anche di sì con la testa, incredibile. Beh, però a me è venuta raga, una certa raga. Usciamo. Sappiamo tutto il necessario. Sappiamo tutto il necessario. Quelli che cosa stai prendendo? Gli armadietti? Sono vuoti gli armadietti. I frighi. E questo? Avete scritto qualcosa? Arena per prove sì, pratiche tra studenti della l'ho detto prima, Non l'hai detto. L'ho detto prima. L'ho detto prima. Aia, mi stai uccidendo. Aia. Beh, comunque. Dai, raga, riprendiamo il tunnel di prima, scappiamo. Via. Oh, è chiuso. Come l'hai chiuso? Ognuno per sé, allora, ci vediamo al centro, ognuno per sé. Oh, che bello questo alberello magico. Ma quella scuola è proprio per i superpoteri, quella scuola. Ci dai superpoteri, Buongiorno, non siamo andati a vedere niente. Tranquilli, siamo tutti e tre non complici. Tranquilli. Raga, ma voi non avete medaglie, vero? Io no. Neanch'io ce l'ho medaglie. Io una ne ho. Io devo andarle a trovare adesso, allora. Forse partirò per un'avventura. Forse andrò a cercare tutte e cinque le medaglie. Quindi oggi andiamo. Boxy. Ho una spada di cristallo e non ho paura di usarla. Quindi oggi andiamo a cercare tutte e quattro, tutte e cinque le medaglie. O meglio, cercheremo di prendere il più possibile. Pronte per iscriverci alla scuola di capi palestra per Pokémon. Benvenuti in un nuovo episodio della Pixelmon Jenna! Con Boxino dietro che mi... Sì. Quindi oggi ragazzi, quindi benvenuti in questo quinto episodio della Pixelmon, ma dobbiamo subito scappare in qualche luogo, perché? Perché innanzitutto devo farvi vedere una cosa, subito, rapidamente, che probabilmente sto mettendo la clip adesso, sì, e come state vedendo sicuramente dal video, ho trovato una Master Ball in un albero, esatto,
Dopo girovagavo un po' qua e là e ho trovato questa Master Ball. In più ho fatto altri Pokéball, sono andato avanti, ho fatto un sacco di cose, tra cui molte più Velox Ball, molte più Scuro Ball, ho fatto le Premier Ball, le Love Ball, ho fatto un pochettino di di Pokéball a caso. Mi ci è voluto un bordello di tempo, raga, un bordello di tempo, ma questa Master Ball ce la portiamo proprio a casa. E in più ho trovato un silicone, vabbè, quest'altra roba, il poro che devo poggiarlo nella tasca oggetti. Ebbene, raga, abbiamo trovato la prima Master Ball, ma che vogliamo dire? Ma che cosa vogliamo dire? Innanzitutto tippiamoci e andiamo quindi a battere la prima palestra. Eccoci qua, siamo davanti alla palestra erba. Ovviamente con la palestra erba possiamo far combattere tranquillamente i nostri due Pokémon, che sono Charizard e Charm. Sono i due Charizard. Sì, ho due Charizard perché ho catturato un Charmander, dato che il mio Charizard è enorme. E dato che mi dà fastidio mentre volo, ho cambiato e ne ho catturato un altro Charmander. L'ho allenato, l'ho portato allo stesso livello. In questo modo è molto più facile da poter cavalcare. Posso vedere meglio, eccetera, eccetera. Mi porto un Growlithe. Esatto, così. Abbiamo tutti quanti i punti. Sì, perfetto, la squadra è al completo. Andiamo a battere la prima palestra. A livello 48. Meno male, meno male, meno male che il mio Ira di Drago, meglio, il nostro Charizard. Perché? Non va? Ah, bene. Me l'ha già shottato così, bene. Ti ho battuto? Ah, perfetto, ho battuto. Ovviamente non mi sento in grado di curare il Pokémon, ma li affronteremo così. Ne cercherò di affrontarne almeno 2-3. Marchiatura, vediamo se mi riesce. No, madonna, ma come si fa a shottarmi un Charizard? Rogodenti, lanciafiamme, è il migliore. Ok, mosse, lanciafiamme di nuovo su Roserade. Ma è impossibile che un Pokémon mi faccia un colpo del genere. È impossibile, caspiterina. Avvelenato perché c'ha le fiele punte. Ci fa un bel po' di danno, ma non è sufficiente. Caspiterina, mi ha shottato i Pokémon. Uno solo ne avevi? Beh, e allora? Dedichiamoci a lui, finalmente il capo palestra. Boss, equal. Userò Charizard. Vai. A livello 48 un Leafeon. Bello, è il Pokémon che voglio. Fammelo vedere. Figo, è pure enorme. Così dovrei vederlo un pochettino. Mosse, Leafeon. Subito, marchiatura, speriamo che esce. Ha cambiato Pokémon. Lanciafiamme allora. No, me l'ha washottato, ho usato Volcarona. Charizard, perché è un Pokémon di tipo erba vulcano. Che cos'è? Ira di Drago dovrebbe... Vulcarona, anche se è fuoco Vulcarona. Lo sapevo che era Vulcarona di fuoco. Ti prego, faccia un Ira di Drago. Non ci credo, non ci credo. Non ho portato Lapras. Voi vi rendete conto? No, me l'ha shottato. Ok, mi ha shottato i due Charizard. Mandiamo Misdraust allora. Stordiraggio, cerco... Me l'ha shottato. Me l'ha shottato. Cicorita, me lo shotta subito. Ma senza... Cioè... Senza parlare neanche. Drapion, fiele punte, non ce la fa. Growlithe, ovviamente l'ultimo Pokémon, lanciafiamme, niente, mi è shottato. Ok, allora, dato che io nella mia tasca preziosi ho tanti preziosi, tra cui alcune gemme, che adesso non mi ricordo esattamente dove sono. Eccole qua, sono qua, giusto? Avevo una ventina di frammenti di pietre focaia e ne ho fatto una pietra focaia grande. E in più ho comprato 5 iperpozioni, perché almeno così non mi potranno fregare. Ma io che cosa faccio con questa pietra focaia? Io con questa pietra focaia adesso faccio evolvere il mio Growlithe in Arcanine. Vediamo un po' una sua evoluzione. Perché? Perché sicuramente adesso ha moltiplicato i suoi valori di attacco e è tipo una bestia, raga. Guardatelo, è proprio una bestia. 128 di attacco, raga. 128 di attacco. È mostruoso. Deficit un pochettino sulla velocità, però ha un pochettino di difesa. E lanciamolo subito, dato che comunque sia ha gli stessi HP degli altri Pokémon, quindi di Charizard e dei due Charizard. Quindi lo lanciamo per primo, tante volte è un pochettino più veloce del solito. Oltraggio è Drago, lanciafiamme, onda calda, sgranocchio. Un lanciafiamme,
Madonna, resiste, perché l'ha lasciato? Perché l'ha lasciato? Questo è un pazzo. Questo è un pazzo. Ah, ha cambiato con Volcarona, ma ci faccio tanto danno con Arcanine, cosa che prima non gli facevo, perché comunque si era solo un Growlite. Quindi adesso io, oltre... No, non me l'ha shottato però. Me l'ha shottato però, non valido. Non è valido, non è valido, me li sta shottando. E anch'io gli ho shottato, caspio. Dai, è così, ho un... No, vabbè. Cioè, io devo usare iperpozione, caspiterina. Vabbè. Dai, uno shot. Siamo seri? Lui recupera istantaneamente tutto. Cioè, non è giusto. Lui recupera istantaneamente tutto. Non ce la fa più, ma mi ha shottato però. No, raga, piazzo una macchina qua, ma piazzo un healing machine qua. Perfetto, così posso curare Pokémon, posso provarci ogni volta. Ta-ta-ta-ta-ta. Devo lasciarmi Arcanine alla fine, allora. Vedi? Subito Volcarona me lo lancia e io non devo perdere tempo. Devo shottarli il più possibilmente possibile. Dai. Dai, ancora. Che faccio? Che caspiterina, però. Che caspiterina, ma dai, regà, ma come si fa? Dai, Charizard, sei l'unico, Charizard. Ti prego, Charizard, no, ti prego, Charizard, non morire adesso. Sta 51 e salite, che palpebre, mo sale pure quest'altro. Iperporzione, Charizard. Per forza l'Ife non dovrebbe... Mi incazzo come una bestia se l'Ife non sciotta. Marchiatura. Entra sto marchiatura che te sfondo. A casa pure tu. Vai a casa. No. Zaino ristora PPS. Iperpozioni su Charizard assolutamente. Perfetto. Toglie poco. Vai. Ledipa, non mi rompere le scatole, tu. Ledaiba, come ti chiami? Dustox pure tu, ma quanti ce n'ha la... C'ha la squadra piena, raga! C'ha la squadra piena! Ledian pure? No, ma avvelenato, ma come ha fatto? Lanciafiamme? Va, Executor. Deve entrare marchiatura, per forza? No, non è giusto, Non è giusto, è l'ultimo Pokémon, È l'ultimo Pokémon. No, ce lo uso. Ce lo uso adesso. Dovrei essere un pochettino più resistente. Dai, però. No. Così, con lui perdo. Sì! Sì! Caspiterina! Ci sono riuscito! Sì! Sì, sto registrando. Dopo un'ora, regà. Ho ricevuto 52 Pokédollari, quindi niente. Niente. E la medaglia Arcobaleno con la MT semitraglia. È stato difficilissimo, raga. Voi non potete neanche capire. Io ho fatto, vi ho fatto vedere subito, ma abbiamo affrontato 8000 battaglie, raga. 8000. E sono più che soddisfatto di aver guadagnato solo questa medaglia oggi. Spolliciate se il video vi è piaciuto, mi raccomando un bel pollicione in su per continuare la serie, perché questa serie di Pixelmon è fantastica e mi raccomando merita tanti pollicioni in su. Un bel pollicione in su anche per la mia medaglia nuova, un bel pollicione in su anche per la mia nuova evoluzione che è Arcanine. Noi ci vediamo domani, ore 15 in punto, con un nuovo video. Salut all'équipe!